con l'orchestra da camera Canova, Alessandro Baricco e Gloria Campaner, registreremo lo spettacolo Ludwig van Beethoven, 5 cose da sapere sulla sua musica. In questo momento praticamente tutti i teatri d'Italia sono chiusi, cioè sono proprio, bisogna immaginarseli chiusi, con la porta chiusa, con la catena, con le luci spente. Quindi ogni volta che noi accendiamo un teatro, in questo momento noi teniamo accesa una fiammella. Sono subito dietro la scatola armonica che dà suono a questo teatro, qui c'è la regia, ed è qui che raccogliamo tutte le inquadrature, ed è qui che raccontiamo per immagini quello che di là suoniamo. Il percorso per diventare direttori d'orchestra è abbastanza sui generis, cambia da persona a persona, ognuno di noi ha un percorso diverso. Non è come iscriversi a medicina e alla fine di un lungo percorso di studi si diventa automaticamente medici. Chiaramente c'è un percorso che è quello più istituzionale, che è frequentare il conservatorio, diplomarsi in uno strumento, in direzione d'orchestra, studiare la composizione e dopodiché iniziare a dirigere. Nel mio caso specifico io ho portato da una parte gli studi accademici, infatti mi sono diplomato in violoncello, poi in direzione d'orchestra ed in composizione, e dall'altra invece ho avuto la fortuna di costituire 6 anni fa ormai, quando avevo appena iniziato a studiare questa disciplina, con un gruppo di miei coetanei, di giovani musicisti, l'Orchestra da Camera Canova, che appunto registrerà lo spettacolo dedicato a Beethoven. Sono partito dalla pianista, perché lei ha una gioia della musica particolare e ha un'intelligenza su quello che suona che non è di tutti i musicisti. Con lei invece è facile ragionare, facile pensare, e poi ha dentro come fosse una gioia. Io sento che c'è una potenza, cioè è pazzesco, era avanti a tutti. Io sono Gloria Campaner e sono la pianista di questa produzione che celebra il grande Ludwig van Beethoven nel suo compleanno. Ci è venuta questa idea di celebrarlo un po' mettendo in luce delle cose che non si leggono nei libri delle biografie musicali, vederlo da più sfaccettature diverse, mettere in luce qualcosa della sua musica un po' più trasversale. E sempre appunto nella gioia, nella luce, nella voglia di divertirsi anche suonando e facendo vedere la grandezza proprio di un compositore davanti, sempre avanti agli altri. La musica è un linguaggio universale, unisce tutto e tutti, e soprattutto dall'inizio, cioè è come una piantina che va innaffiata, se comincia a innaffiare da subito poi crescerà rigogliosa e anche piena d'amore. Alla fine il suono, no, è vibrazione, è aria che vibra, quindi se è carica di gioia, d'amore, fa bene a tutti. Allora ho visto questa cosa messa insieme, diciamo, ho visto che risuonava l'armonica. Questo è uno spettacolo dove veramente cioè si parla di Beethoven come se fosse uno di noi. Panaro, sono di Catania e sono la spalla dell'Orchestra Canova. Sono venuto quando sono ragazzo, da quando ho 7-8 anni, e ho studiato un po' in Sicilia, un po' in Germania, un po' a Londra, un po' a Firenze, e viaggio tanto per suonare. Ciao a tutti, sono Fabio Longo, sono contrabbassista con l'Orchestra Canova oggi. Loris Rossi, sono un violoncellista e sono con l'orchestra da 4 anni. Sono Matilde Simeonato, sono la viola e vengo da Milano. Ho iniziato da bambino, perché ho fatto il metodo Suzuki, quindi ho preso lo strumento in mano quando avevo 4 anni. Vengo dalla Spagna, suonare con l'Orchestra Canova. Vengo dalla Polonia e ho 25 anni. Ho iniziato a suonare quando ho avuto 6 anni. Ho 24 anni, vengo da Bergamo e suono il fagotto.
Credo che la musica abbia veramente cambiato la mia vita. Consiglio a tutti di dedicare del tempo a capire perché Beethoven sia un genio assoluto nella storia dell'umanità. Sono il presidente dell'Orchestra Canova. È bellissimo tornare a fare musica in un momento in cui tutto questo pare impossibile. Sono Zeno Govoni, vicepresidente del consorzio Visit Ferrara. Siamo veramente orgogliosi e fieri di aver dato il nostro piccolo contributo affinché questo evento si potesse realizzare. Questo è uno spettacolo straordinario per tanti motivi. Nel secondo momento di chiusura vede riaprire il nostro teatro comunale, ci dà la possibilità di arrivare in tutta Italia attraverso le scuole. Sono Mario Resca, sono il presidente del Teatro Comunale di Ferrara. Siamo in pieno lockdown, Covid è un periodo pandemico che ci sta martoriando, e il teatro vive. Il teatro vive per tutti noi, vive per il pubblico, vive per trasmettere emozioni. Il teatro del futuro è diverso da quello che è del passato e oggi il futuro è iniziato. Comunichiamo a tutti gli studenti d'Italia in questo momento, a tutti loro e alle loro famiglie, pur andando verso di loro. La rivoluzione tecnologica, i media, il modo di comunicare sta cambiando le nostre abitudini. Siamo noi che dobbiamo portare la cultura verso l'esterno.